Ciao a tutti, sono Elisa, benvenuti in questo nuovo video. Quante volte abbiamo comprato dei pantaloni con la speranza appunto di indossarli e poi non andavano bene in vita, non andavano bene sui fianchi, l'orlo non ne parliamo. Ebbene, il mio problema da sempre con i pantaloni è che mi stanno bene magari sui fianchi e invece mi calano, quindi mi stanno veramente enormi in vita. Questo ha portato la mia grandissima e enorme quantità, una pila immensa di vestiti che appunto con lo scucito e salvato vado a modificare per ridare appunto nuova vita, ad aumentare sempre di più. E tra questi capi ci sono, ho trovato appunto tre paia di pantaloni che non ho mai messo, non ho mai modificato perché l'unica modifica che c'era da fare era restringere la vita. In molti mi avete chiesto appunto di realizzare un video in merito, e dunque eccoci qua. Oggi vi propongo infatti tre tecniche diverse su come poter restringere dei pantaloni, dei jeans, dei pantaloni in generale. Queste tecniche si applicano alla vita, quindi non sui fianchi, ma alla linea della vita. Premetto che non sono una sarta, quindi tutto ciò che sto imparando e che ho imparato l'ho imparato appunto da autodidatta. E anche queste tecniche che oggi vi mostrerò in questo video, sicuramente sono tecniche appunto che io propongo e che sto sperimentando man mano che vado sempre a scoprire di più su questo nuovo mondo appunto del cucito. Quindi vi mostrerò come appunto stringere la vita di tre pantaloni, uno, 2 e 3 che vorrei appunto mettere al più presto, quindi vi farò vedere come restringere la vita di qualche centimetro. Ho dunque sperimentato tre tecniche diverse. La prima appunto che potrà essere appunto utilizzata anche senza macchina da cucire, mentre le altre due con invece la macchina da cucire. Spero che questo video vi sia utile e che vi aiuti a restringere un po' di pantaloni. Procediamo per fasi. Questo è il primo pantalone che andrò a modificare. Come vedete, è troppo largo in vita, però è anche molto elastico, quindi sarà facile da modificare. Quindi il livello fianchi perfetto, cosce perfette, solamente sulla vita da modificare. Prendo infatti la vita, vado sul retro, sul dietro, e misuro 2,5 cm a partire dal passante centrale, dove metto appunto due spilli. In più vado a segnare praticamente una piccola pence a 8 cm dal centro dietro, quindi di profondità 8 cm. Vado a far convergere appunto tutte e due le linee verso un punto finale e prendo ago e filo, un filo appunto resistente che lascerò leggermente in abbondanza per poi appunto andarlo a tirare e effetto i primi punti, quindi vado a creare una sorta di V con semplici punti dritti. Una volta terminata appunto la mia V, prendo le due estremità del filo e tiro leggermente in modo tale da chiudere questa piccola pence che si è formata tra il passante e lo spillo messo. Con appunto dei nodi fermati bene sia all'inizio che alla fine, ho effettuato praticamente due piccole pence che possono restare ferme praticamente senza cucitura. Per avere maggiore stabilità, sono andata poi a cucirle ulteriormente con la macchina da cucire ed avere così il mio pantalone finale, che adesso è perfetto e pronto per essere indossato. Il secondo pantalone è questo qua, più particolare di fantasia, anche lui pecca di vestibilità sulla vita. Sul livello dei fianchi è perfetto, ma in vita è troppo largo. Questa volta vado a operare invece proprio sul cavallo. Infatti, misuro circa 6 cm da levare nel centro dietro e vado così a posizionare anche qua due spilli dal cavallo, quindi del dietro. Misuro poi inoltre 15 cm di profondità, sulla quale andrò a effettuare la V, la piccola pence appunto che abbiamo visto prima. Prima di tutto però vado ad eliminare l'etichetta, che se voglio appunto vado a
ricucire dopo, quindi la lascerò da parte, e una volta tolta vado a capovolgere il pantalone sul rovescio. Una volta capovolto sul rovescio, misuro i miei 15 cm di profondità, nel mio caso, perché nel mio caso bastano 15 cm di profondità per poter ottenere appunto la vita che desidero, la misura della vita che desidero, e misuro quindi 6 cm a partire dal centro dietro, 6 cm che saranno appunto centrali nel mio centro dietro, formando così una V profonda di 15 cm, una pence quindi in questo modo, che mi servirà appunto per capire poi dove andare a cucire. Scuscio così il mio cavallo nella cucitura del dietro, solo fino appunto nel mio caso alla misura di 15, alla profondità appunto di 15 cm. In questo caso vado anche a scucire proprio il cinturino, sia sulla parte che appunto converge con i pantaloni che proprio sul livello superiore. Per prima cosa, una volta scucito la base del cinturino, piego appunto il pantalone a metà e vado a cucire sulla linea che ho effettuato prima con il gesso, eliminando così l'eccesso di stoffa. Con una cucitura dritta, vado a tagliare l'eccesso di stoffa e a rifinire il bordo con una cucitura zig zag oppure con la taglia e cuci. In questo caso infatti io ho utilizzato la taglia e cuci in questo modo per poter appunto rifinire al meglio la cucitura. Una volta rifinito questo risultato, vado a tagliare il cinturino nel centro, che poi andrò ovviamente a ricucire, togliendo i centimetri di troppo. Infatti vado ad aprire il cinturino, scucendo anche la parte superiore, così da creare un'unica, diciamo, base che andrò a cucire. Infatti apro totalmente il cinturino e mi creo un unico pezzo, diciamo, sul quale misurare circa 2 cm e cucire, così da unirlo definitivamente. Una volta cucito, taglio il tessuto in eccesso e vado a chiudere il cinturino così da poterlo poi riattaccare sui pantaloni. Infatti chiudo di nuovo appuntando con degli spilli e creando poi anche l'impuntura necessaria per rifinire il progetto. Vado ad effettuare la cucitura e questo infatti è il risultato finale. Concludo reinserendo nel mio caso l'etichetta che avevo scucito. Una volta cucita, questo è il risultato. In altri casi sarà invece necessario cucire, quindi realizzare una sorta di pence cucendo fino al cavallo in fondo, in modo tale da appunto assorbire tutta la lentezza in più.
Nel mio caso, appunto, come ho già detto, ho solamente cucito con una profondità di 15 cm. Questo è il risultato. Il pantalone adesso è perfetto. Chiudendo con la cintura in vita, adesso calza alla perfezione. Terzo pantalone, molto largo appunto a livello delle gambe, però anche qua la vita è enorme. Questo pantalone possiede appunto una cintura sul retro che lascerò, poiché andrò a effettuare le mie modifiche sui lati del pantalone. Vado infatti a misurare quanti centimetri devo togliere e appunto modificare sui laterali. Nel mio caso basteranno 2 cm per parte, che appunto saranno assorbiti sui fianchi fino al livello delle tasche. Capovolgo i miei pantaloni sul rovescio, rimuovo l'etichetta e vado a misurare i miei 2 cm, tracciando così una linea con un pennarello cancellabile poi tramite appunto lavaggio, un pennarello cancellabile ad acqua. Per prima cosa vado a scucire il cinturino solamente sui 2 punti laterali. Una volta scuciti i 2 laterali, vado così a segnare 2 cm anche sul fianco del pantalone. 2 cm che finiranno, quindi saranno assorbiti fino alla fine della tasca, quindi sarà una sorta di pants o appunto una cucitura dritta con cui eliminerò questi 2 cm di troppo. Scelgo il colore giusto che riprenda ovviamente le impunture del pantalone originarie. E vado così a cucire con cucitura dritta. Rimuovo l'eccesso di stoffa e in questo caso anche l'etichetta e vado poi a effettuare un'impuntura di rifinitura zigzag. Una volta effettuata, vado a scucire il cinturino anche sulla parte superiore, poiché anche qua seguirò, come ho già fatto prima, la stessa tecnica. Ovvero andrò a cucire le 2 parti del cinturino in questo modo, cucendo appunto, effettuando una cucitura ad 1 cm che vado a fare su entrambe le parti del cinturino. E una volta effettuate, richiudo il cinturino e lo vado a cucire sia sulla parte superiore, creando così anche l'impuntura finale, che sulla parte inferiore, che richiudo e impunturo. Quindi vado prima a riattaccare la parte inferiore del cinturino sul pantalone per poi appunto coprire e chiudere la parte invece già rifinita e che va solamente riunita con cucitura dritta.
Questo è il risultato. E adesso il pantalone è perfetto. In vita va benissimo. E lo lascerò comunque largo sulle gambe, perché questi pantaloni sono veramente veramente comodi e versatili secondo me. Anche sulle tasche il lavoro è riuscito perfetto. Pantaloni terminati. Allora, sono venuti tutti e tre appunto benissimo, adesso sono perfetti sia sulla vita che appunto sui fianchi. Ho trovato tutte e tre le tecniche molto resistenti, molto utili perché comunque facili e veloci, tranne forse l'ultima, ovvero quella da restringere sui laterali appunto del pantalone, che è un po' più laboriosa perché bisogna montare e smontare il cinturino. Io mi ritengo soddisfatta, fatemi sapere se queste tecniche vi sono riuscite, se vi sono utili, mi fareste contentissima. Seguitemi appunto sui miei canali social di Facebook e Instagram per scoprire nuove novità. Ci vediamo al prossimo video!